Loro dicono che è una democrazia, ma non è vero, è una dittatura. Ho un amico che fa parte del partito politico dell'opposizione al governo che mi ha chiesto assolutamente di non scriverle. Io ho continuato a scriverle e lui mi risponde no, qua è il paradiso, tutto perfetto, non succede niente. Quindi ho capito che veramente non posso scriverle più. Ho dovuto cancellare tutto del mio TikTok. Perché se loro collegavano mia mamma nell'aeroporto internazionale di Maiquetía, era un problema. Quelle che sono per strada li tolgono il telefono alla forza, li guardano le informazioni, se hanno qualche messaggio o qualche pubblicazione su Instagram o sui social, vanno in galera. Io in Venezuela facevo l'avvocato, sono laureato in diritto, sono un avvocato penalista, sono anche insegnante universitario e lavoravo a una università del governo, Università Nazionale Sperimentale della Sicurezza. Sono del partito Nuovo Tempo, sono 100% radicale e oppositore. Non potevo lavorare, comunque non potevo guadagnare e non potevo mantenere la mia famiglia. Ero perseguito. Sono nata in Mérida, Venezuela. E sono arrivata 7 anni fa, io ho un figlio che l'ho portato qua, principalmente sono venuta per farlo studiare liberamente perché hanno cambiato tutto il sistema educativo, i libri di storia, hanno cambiato la storia del libro di storia. Magari in quel momento non era un cambiamento forte, però per me erano già i segni che era un'imposizione che non mi piacevano. Praticamente scappare dal Venezuela. Sono arrivato qua all'Italia a novembre del 2022, da solo, perché non potevo portare tutta la mia famiglia, perché i soldi non era abbastanza, e ho lasciato loro in Colombia. E poi quando sono qua, ho lavorato, le ho mandato per tornare indietro al Venezuela per fare il passaporto, perché non avevano il passaporto. Adesso faccio il lavoro di badante. Ieri sono arrivati qua, la mia famiglia. Avevo molta paura. Ancora le ho paura, perché ce l'ho un sacco di famiglia là. La famiglia cercana, quindi mamma, papà, sorella, siamo tutti qua. Zia, cugini, zio sono là. E la stanno passando non bene. Non possiamo neanche comunicarci, perché ci hanno chiesto di non scriverle più. Perché le persone che si comunicano per riportare che il governo sta reprendendo le persone, li possono prendere e portare in galera. Con una desaparizione forzata, perché spariscono le persone, perché non è che lo mandano a qualcun ufficio che tu puoi andare a guardare come famiglia, come avvocato, a guardare lo stato della persona, no. Persone che conosco mi hanno riportato che sono state arrestate i suoi vicini, le sue famiglie. Mia mamma, venerdì scorso, si hanno cercato la polizia, le hanno detto che non poteva mettere su WhatsApp, nello stato del WhatsApp, nessuna cosa che diceva, che magari diceva che questo governo non hanno vinto. Magari io ce l'ho un sacco di amici nella mia lista di contatti e loro sono le spie. Praticamente il governo ha fatto un'applicazione per permetterle anonimamente di denunciare le persone. Quelle che sono per strada li tolgono il telefono alla forza, li guardano le informazioni, se hanno qualche messaggio o qualche pubblicazione su Instagram o sui social, vanno in galera. Oppure vanno a prenderli a casa sua e li fanno vedere che loro hanno stato in una manifestazione tramite il telefono della polizia. Li prendono il telefono e guardano tutto. Ho dovuto cancellare tutto del mio TikTok perché se loro collegavano mia mamma nell'aeroporto internazionale di Maiquetía era un problema. Te l'ho detto, cancella tutti i messaggi che mi scrive. Ho un amico che fa parte del partito politico dell'opposizione al governo che mi ha chiesto assolutamente di non scriverle. Io ho continuato a scriverle e lui mi risponde no, qua è il paradiso, tutto perfetto, non succede niente. Quindi ho capito che veramente non posso scriverli più. Loro dicono che è una democrazia, ma non è vero. È una dittatura. Non possiamo esprimere il nostro pensiero, non possiamo esprimere il nostro desiderio perché ti ammazzano oppure vai in galera. È una tristezza profonda, una impotenza gigante, non solo di essere qua, perché lo so che anche le persone che sono là sono impotenti. Quando Maduro vada via, tornerò in Venezuela. Perché il mio paese è bellissimo, Venezuela è un paese meraviglioso.